Ciao amici, ciao a tutti. Sono di nuovo al campo di volo del gruppo aeromodellistico Armando Pallini, questa volta per fare un test sullo Zino Mini Pro. Mi sono arrivate le eliche della Master S Crew. Vediamo come vanno. Questa volta non mi dilungherò sul come sono fatte le eliche, qual è la differenza con quelle originali, un po' come avevo fatto già con l'Air 2S. Effettivamente sono differenti. Quello che vedremo questa volta è cercare di capire se innanzitutto entrano facilmente all'interno dello Zino Mini Pro, perché qualcuno sul gruppo Telegram ha avuto dei problemi nell'avvitare, perlomeno non si muovevano le eliche una volta avvitate sui motori, e questo ovviamente sembrava potesse essere un problema, lo vedremo insieme, e poi cercheremo di capire se c'è un maggiore o minore effetto gelo sulla camera. Come potete sapere, l'effetto gelo viene causato dal movimento dei motori o dalle vibrazioni in genere che ci sono sul drone. Si può mitigare mettendo dei bumper che assorbi vibrazioni sulla gimbal, o addirittura si possono mettere, anzi quasi sicuramente si devono mettere anche sulla IMU o sul sistema che contiene la IMU, perché la IMU stessa, se osserva delle vibrazioni, può provocare lei stessa delle vibrazioni comandando il motore, i motori in maniera errata. Però anche installando delle eliche nuove è possibile che si generino delle vibrazioni, quindi noi cercheremo di capire se queste eliche sono effettivamente performanti o che si possono utilizzare tranquillamente sul drone Zino Mini Pro. Faremo prima qualche test con le eliche originali, cercheremo di fare dei movimenti precisi e che mi possa ricordare per il secondo test, e poi installeremo le eliche della Master S Crew con le sue viti. Utilizziamo le viti, quelle che mi sono state date. Già in ufficio, quindi in laboratorio, le ho misurate e le ho pesate. Ho provato anche a vedere se erano calibrate con un calibratore da modellismo, quindi per vedere se effettivamente messe in questa posizione non pendessero da un lato o dall'altro, ma in realtà già il peso uguale, praticamente uguale al decimo di grammo per tutte le eliche non faceva presupporre dei problemi di sbilanciamento, e anche le dimensioni sono esattamente le medesime per tutte quante, per tutte le eliche. Vediamo insieme che cosa succede sullo Zino Mini Pro. Adesso procediamo con lo smontare le eliche originali e installare quelle
nuove della Masteres Club. Io ho utilizzato un cacciavite di precisione per evitare di spanare le viti, visto che hanno una croce molto molto sottile. Bisogna prestare particolare attenzione quando si reinstallano quelle nuove a rispettare la nomenclatura che c'è sulle eliche, che hanno una A e una B, quindi quelle che sulle Masteres Club sono segnate come A andranno messe al posto di quelle segnate con la A originali. Inoltre, bisognerà prestare particolare attenzione quando si reinstallano che abbiano un gioco abbastanza facile sulle viti, perché in questo modo, quando il motore si attiva per la forza centrifuga, le eliche si apriranno. Per l'installazione delle eliche Master Screw utilizzate le viti che vi vengono date in dotazione perché hanno una puntina di frenafiletti che è utile per evitare che si possano svitare. Quelle vecchie invece, ovviamente, il frenafiletti si è ormai perso e si è consumato. Una volta installate tutte le nuove eliche, assicuratevi che si possano muovere con molta facilità sui perni dei motori. Non stringete tantissimo le viti, arrivate fino ad un certo punto e dopodiché lasciate, perché stringendo troppo potrebbero schiacciarsi i ferma. Visto che li abbiamo Ferma tutti e due in eliche. mano, facciamo un confronto molto veloce sulla differenza. Notate che c'è una corda completamente differente fra le due, sembra che sia un po' più grande quella delle Master SQ, ma in realtà poi è preponderante più da un lato quella originale e meno la Master SQ proprio da quel lato. Insomma, diciamo che si compensano le dimensioni delle eliche, hanno un profilo alare leggermente differente, quindi i motori in realtà non dovrebbero andare in sofferenza. Questo profilo alare serve alle Master Screw per avere un volume, una frequenza che si ascolta all'orecchio umano differente rispetto a quelle originali. Probabilmente anche una minore vibrazione dovuta ad un tip differente, infatti è troncata la parte finale dell'elica. Quella appunto si chiama tip. E dunque, amici, eccoci a tirare un po' le somme su quello che abbiamo visto al campo di volo.
Diciamo che sicuramente il rumore delle eliche è decisamente inferiore, quindi su questo non c'è dubbio. Alcuni amici del gruppo Telegram mi hanno chiesto se ho notato delle differenze nel consumo delle batterie perché queste eliche sembrano un pochino più grandi. In realtà è vero che hanno una corda più grande, ma abbiamo visto che la punta è mozzata, quindi diciamo, non è che sono più grandi. Per poter osservare una differenza nel consumo delle batterie sono necessarie diverse prove, sia in overing che in movimento, cercando di avere un movimento simile per tutti e due i voli, sia con queste eliche che con quelle normali. Quindi ci servono dei test molto più accurati e molto più mirati. A me non è sembrato, per quello che ho potuto guardare con le due batterie, quindi le due ricariche che ho rifatto della batteria, più o meno il tempo era lo stesso. Se poi vorremmo fare i fiscali, lo controlleremo in un altro momento. Un'altra cosa che si era detto è che l'effetto ogello è decisamente migliorato. Il mio drone, probabilmente sono molto fortunato, non aveva tantissimo effetto ogello. In effetti, volendo fare proprio i precisini, un lieve miglioramento l'ho notato con l'utilizzo di queste eliche. Ma anche in questo caso dipende molto dalla velocità con cui ti muovi e dal senso di rotazione che dai o dal vento, insomma, sono tante le variabili. Come avete potuto vedere dai due video, io l'ho fatto notare, in realtà c'è un lievissimo miglioramento da quel poco che ho visto. Continuerò a fare ulteriori controlli e se noterò una vera differenza, ve lo comunicherò direttamente sul canale. Problematiche di riscaldamento dei motori non ce ne sono, quindi è più o meno simile il riscaldamento. Io mi sento abbastanza tranquillo, per il momento continuerò a tenere queste eliche e cercherò di capire se vi sono ulteriori miglioramenti. Quindi Master Rescue ancora una volta ha fatto un buon lavoro. Se vorrete fare ulteriori test con le eliche della Master Rescue, alla fine non costano tantissimo, quindi potete benissimo provare, visto che non vi sono problematiche sul volo e quindi diciamo il drone è abbastanza sicuro e sicuro con queste eliche, potete acquistarle e fare test con il vostro drone, soprattutto se il vostro drone ha un forte effetto ogello, potete fare dei test con queste eliche e vedere se c'è effettivamente qualche miglioramento e magari me lo verrete a comunicare sul canale. E fa piacere a tutti fare degli esperimenti che ovviamente non portano alla distruzione del drone e in questo caso vi posso assicurare che non vi sono grosse problematiche. Ciao a tutti e ad un prossimo video.